Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi. Tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok? Ci siamo, saranno l'ultima. 5, 4, 3, 2, 1, e relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio è plancia laterale. Di nuovo lo terremo proprio per il minuto. Ok, ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia. Questo è abbastanza avanzato. Questo è ancora più avanzato, questo magari è poco più facile, e divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira su, tira verso su, tira verso su, continui. Ok, ci siamo quasi. Dai, tirate su, tirate su. Minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo a fare un minuto di plancia dall'altra parte. Di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo, che preferite, un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate di immaginare che state proprio stringendo, ok, le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volevamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba, dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando la gamba, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40, minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultime 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio. Brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme. L'altra cosa bella delle plance, sai qual è? È che possiamo, ok, in posizione, cominciamo. Dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio, e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento, e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati, ok? Ancora 30 secondi, continuiamo. Proprio un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante plance, l'altro beneficio di fare tutte queste plance è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale. Invece questa è una nuova plancia laterale, in quanto portiamo in avanti il fianco, ok?
da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti, ancora, tiro in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui. Continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare il meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, 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 spingo in avanti, tira, tira. Ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora, e le ultime 5, 4, 3, 2, 1, and relax, passiamo sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione, gli addominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E la proviamo di tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti, ok, continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate, ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi, tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok, ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio è plancia laterale. Di nuovo lo terremo proprio per un minuto. Ok, ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia. Questo è abbastanza avanzato. Questo è ancora più avanzato. Questo magari è poco poco più facile, e divaricare le gambe ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira verso su, continui, ok? Ci siamo quasi. Dai, tirate su, tirate su. Minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato.
andiamo di fare un minuto di plancia dall'altra parte. Di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo che preferite, un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate di immaginare che state proprio stringendo, ok, le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se la mamma diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba, dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando la gamba, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40, minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultima 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio, brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme. L'altra cosa bella delle plance, sai qual è? È che possiamo, ok, in posizione, cominciamo, dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati, ok? Ancora 30 secondi, continuiamo proprio a un dondolo, destra e sinistra e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante plance, l'altro beneficio di fare tutte queste plance è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi. Una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi. Sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai 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 vai, addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, hai preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte. Subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni gli addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok, a arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, 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 spingo in avanti, tira, tira, ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora, e l'ultimo 5, 4, 3, 2, 1, and relax, passiamo sul prossimo esercizio.